Erano gli anni 50 e a Padova nasceva quella che si proponeva subito come la più grande sala cinematografica dedicata soprattutto ad un pubblico di giovani. Si chiamava Cinema Teatro Pio X e costituiva il cuore pulsante della grande casa della diocesi, nata pochi anni dopo la fine della guerra. Il cinema crebbe negli anni, intensificando e diversificando la propria offerta culturale. Una storia che nel 2001 ha iniziato un nuovo capitolo, completamente rinnovato e messo a nuovo fin nel nome, semplificato in una sigla, MPX. Oggi il vecchio cinema della diocesi è diventato un moderno multisala, tra quelle realizzate all'interno della storica struttura. Sono state battezzate Petrarca, Giotto e Donatello in onore ai grandi artisti della patavinità. Poco meno di 750 posti a disposizione di un pubblico che ama in primo luogo la qualità della cultura cinematografica e non solo. Il nostro obiettivo è stato quello di non fossilizzarsi e monopolizzare unicamente con il cinema, ma di cercare anche i contatti con altre forme d'arte e di spettacolo che sappiano comunque sempre coniugare la cultura ad alto livello qualitativo. In effetti, nel corso soprattutto degli ultimi 10 anni, il nuovo MPX ha saputo intrecciare relazioni virtuose con importanti agenzie culturali della città, a partire dall'università e senza dimenticare l'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, gli Amici della Musica, il Comune di Padova, in particolare il suo Assessorato alla Cultura. Da questi rapporti sono nate rassegne che hanno subito trovato un consenso corale, come EC Classic, giunta ormai alla 12ª edizione e dedicata ai grandi classici del cinema, oppure gli spettacoli teatrali di arti inferiori o ancora gli incontri con i filosofi al cinema. Relazioni virtuose che si sono tradotte anche in patti culturali con la regione e che hanno consentito all'MPX di conseguire un consenso allargato che scaturisce anche dal particolare rapporto che l'MPX ha saputo sviluppare con il proprio pubblico e che nasce da una vocazione profondamente cristiana del fare cultura. Sicuramente noi come multisala della diocesi di Padova, e siamo una delle la diocesi di Padova è una delle poche che possiede e gestisce direttamente una multisala, teniamo molto conto su questo. Difatti in tutte le iniziative che facciamo di carattere culturale, per cui tutta la nostra programmazione 360 giorni l'anno ha sempre come faro davanti la questione, l'aspetto pastorale di quello che stiamo facendo, e poi ci sono dei casi specifici in cui riusciamo a evidenziare ancora maggiormente la nostra identità, il nostro essere. Ultimo fra tutti è Uomini di Dio, il film che sta raccogliendo un grande successo, un film di alto valore spirituale, che è una testimonianza di forte cristianesimo, che però raccoglie il consenso di tutti gli uomini di buona fede, ovvero vengono i cristiani ma viene anche gente laica. Facebook ci dice questo, e il film sta avendo un successo oltre misura, di questo noi siamo contenti. In questo senso, se vuoi, possiamo anche dare un'altra identità forte alla nostra multisala, che è un po' una sorta di prima linea nei confronti della diocesi con il mondo esterno, cioè noi siamo la porta che apre all'ingresso di tutte le persone del mondo, e tutte le persone del mondo possono qui trovare ciò che a loro piace e dopo, se vogliono, intraprendere anche un cammino più approfondito. Proprio nel solco di questo profondo rapporto con un pubblico che non verrà mai ridotto al semplice ruolo di cliente e alla luce dei nuovi strumenti di relazione interattiva che sempre più si stanno sviluppando attraverso internet, l'MPX ha saputo creare anche attraverso la rete occasioni di incontro e di confronto che confermano questo interesse per le relazioni umane. Bisogna che il pubblico che viene da te abbia fiducia in te, e per avere fiducia devi relazionarti col pubblico. Una delle ultime cose che abbiamo fatto, oltre ad essere presenti comunque in sala, ad avere contatti, a fare questionari, a riferirci, anche monitorare con varie lettere, abbiamo aperto anche il Facebook, come hanno fatto un po' tutti quanti, e devo dire che 3.000 amici che abbiamo raccolto nel giro di un mese non sono pochi, e la gente ci consiglia cosa fare, ci apprezza quello che facciamo, per cui c'è un dialogo continuo per quello che può essere Facebook. Questo è un ulteriore elemento di relazione con il nostro pubblico, per cui devo dire che gli strumenti informatici, in questo caso Facebook, hanno aumentato la fiducia che ha il pubblico nei nostri confronti. Generatore di relazioni dunque ancor prima che di cultura, l'MPX ha visto riconoscere ufficialmente la bontà del proprio operato nel 2009 con il riconoscimento del premio per la migliore attività per il pubblico giovane dal circuito Europa Cinema. Una certificazione di qualità per una struttura che sempre più punta sullo spessore culturale delle proprie proposte e che guarda al futuro con l'umiltà di chi sa sempre mettersi in discussione.
L'unica certezza è quello che dicevamo prima, il rapporto con il pubblico, il rapporto con i bisogni della gente e la loro voglia, il loro desiderio di trovare una cultura ben fatta o comunque anche delle persone che sappiano accoglierti per quello che sei e poi ti propongono delle cose in cui tu credi. Per cui il futuro, io credo che il futuro sia positivo se si lavora in questo modo. Poi se si seguono le onde della moda o di altre questioni, credo che il futuro viva lo spazio di un attimo, insomma.